Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Abbiamo fatto dei veri appelli, quasi gridando, dicendo pure quante ore bisognava fare, il giorno di riposo. Quelle poche persone che sono venute hanno detto di lavorare in nero. Noi non possiamo assumere gente nera. Quest'uomo è un imprenditore della ristorazione, sarebbe in pensione, ma è tornato al lavoro per dare una mano ai figli nell'azienda di famiglia perché non c'è personale. E che cosa le devo dire? Che non gli va nessuno di lavorare? Il tema scotta. Industria, agricoltura, ma è soprattutto il settore turistico a farne le spese. Io sento delle lamentele che non si paga nel settore della ristorazione, ma tutta questa leggenda che i ragazzi vengono pagati poco, sinceramente, non esiste. C'è anche di mezzo il reddito di cittadinanza. Cioè vengono qui e dicono: io sono percettore di reddito, posso lavorare ma nero. Scusate che il mio capo è molto preciso, quindi non esiste una cosa del genere. Dice tanto, appunto, non faccio sacrifici, mi prendo quel poco e vanno avanti. Io sì, lavoro purtroppo nella ristorazione perché diciamo non è un mondo che mi piace, però bisogna arrangiarsi. E la carenza di personale in realtà è, secondo me, data dal fatto che il salario è troppo basso. In altri stati d'Europa c'è un salario minimo, purtroppo in Italia così non è. Posso chiederle quanto pagate? Dalle 1.400 alle 1.500. Come se ne esce? Ho una mia idea. Il reddito di cittadinanza va dato a chi ha già compiuto 50 anni, che non può, pur volendo trovare lavoro, non può fare lavori pesanti, perché la cultura del lavoro è qualcosa di innato. Se uno non ce l'ha o cominciamo a fargliela passare, non credo che ci sia futuro per questa nazione.